Ucciso in azienda da due colleghi, al culmine di una lite accaduta a Luzzara in provincia di Reggio Emilia, dove l'operaio 38enne Rainette Bynes è stato raggiunto da due colleghi all'interno della ditta metalmeccanica nella quale lavorava. I due killer, fratelli di 40 e 41 anni, lo avrebbero ucciso per favorire l'ingresso in azienda di un loro parente. Il pestaggio è stato fatale, i soccorritori del 118 al loro arrivo non hanno potuto fare niente per salvare l'uomo. Non era il primo litigio tra i tre alla 4B di Luzzara. I due quarantenni più volte avevano intimato Bynes di lasciare il lavoro. Nonostante tutto, il 38enne non si era mai curato delle minacce, lavorava nell'azienda ormai da diversi anni, mentre i due colleghi, ora in arresto per omicidio, erano stati assunti da un paio di mesi. Una vicenda che ha sconvolto l'intera comunità di Motteggiana, nel Mantovano, dove Bynes viveva da oltre 22 anni. In Italia aveva creato la sua famiglia, si occupava amorevolmente dei due figli di 4 e 8 anni. Quella di Bynes è una tragedia, ha dichiarato sulla vicenda Simone Vecchi, segretario FIOM CGL di Reggio Emilia. Si tratta di un dramma sociale dentro il dramma umano. Questi bambini hanno perso il padre, la famiglia ha perso il reddito.